copia e incolla di tante prestazioni Dertona comincia a giocare veramente bene abbiamo messo sotto il Gozzano anche oggi è un'ottima prestazione manca sempre quel gol e mancano sempre quei punti che fa male vedere che poi sono zero quando porta a casa prestazioni del genere allora speriamo di iniziare a giocare male <ride> okay. Iniziamo a giocare male e fare qualche punto no, penso che ogni tanto quando finisce la partita e è... Bisogna dire che insomma anche loro è una buona squadra assolutamente davanti hanno fatto quasi 40 gol in due e appena io ho la sensazione in panchina appena loro superavano la metà campo arrivavano alla tre quarti eravamo in difficoltà ma non per colpa nostra ma per bravura loro però se devo fare un appunto ai, ai miei calciatori non me la sento neanche oggi è brutto perché arriviamo adesso da due sconfitte eh, però la partita i ragazzi l'hanno fatta e quindi pensiamo alla prossima. Col e il peso offensivo? Effettivamente la differenza con queste grandi squadre saper anche pungere e concretizzare quando si deve? Insomma, il Gozzano, quando ha portato avanti l'1-0, l'ha fatto con un lampo, una giocata e subito gol. Eh, ripeto, eh, ogni tanto bisogna avere eh, l'obiettività di dire sono bravi, eh, hanno vinto. E non trovare scuse e non trovare alibi. Quello che si può dire è che, ripeto, la squadra gioca un buon calcio, eh, la squadra è, è organizzata, ogni calciatore eh, fa quello che gli viene detto e che organizziamo durante l'allenamento insieme. Eh, secondo me la squadra singolarmente è anche migliorata, eh, però ripeto, non basta per fare i punti con cioè. queste squadre qua. Adesso quello che preoccupa in vista del match contro il Brass sono anche le assenze, insomma abbiamo visto anche gli infortuni di Brumat e Gualtieri nella speranza che ovviamente possano recuperare in tempo, ma mancheranno sicuramente anche pedini importanti come Cante ed Emiliano, tutti pronti ovviamente a sostituirli perché ci saranno anche le scelte con, con Manieri entro di Cardore probabilmente, però ci può dare qualche indicazione in più sugli infortuni, sulle fasce Brumat e Gualtieri? È molto bene, insomma Gualtieri aveva già fatto una buona prestazione. Eh, Castellanza. A Castellanza aveva mm -hmm. fatto una buona partita. Eh, Bisognava solo convincerlo che, che potesse giocare a sinistra perché, secondo mm. me, può giocare meglio a sinistra che a destra eh, per mille motivi e per mille eh, sue sfumature e caratteristiche. Quindi li possiamo recuperare però perché la preoccupazione è questa adesso. Questo, questo glielo so dire domani quando ci si ritrova. Eh, però ripeto, al, al di là di chi gioca, eh, questa è una squadra dove siamo 29 elementi. Uh -huh. eh, in allenamento, vabbè, voi, voi non ci vedete, però è una squadra che si allena bene, è una squadra che ha grossa professionalità, è una squadra eh, che, 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 voglio dire, sa sempre quello che, che deve fare, organizzata in campo ma anche fuori. Eh, cioè noi ci alleniamo dalle, per le 3 alle tre e mezza, siamo calciatori che all'una sono già al campo però questo adesso come adesso non ci fa fare punti e questo mi dispiace perché, perché i ragazzi meriterebbero di essere premiati con qualche punto in più A proposito di punti, fermi ancora 37, ne serve sicuramente qualcuno per toglierci dai rischi di play-out sempre se si giocheranno sì, dobbiamo fare punti, però secondo me non era in programma di far punti con, con queste due squadre perché insomma sono squadre più attrezzate della nostra, tenute a nasconderci, eh, però a Castellanza tra un po' ci, ci riuscivamo, forse qua <ride> un pareggio potevamo anche strapparlo, però ripeto poi c'è stata quella riguardo il gol ma c'è stata secondo me più che un errore nostro difensivo è stata la bravura dei loro attaccanti. Adesso il calendario ci consentirà di tornare a far punti, insomma, il Bra non è una cosa semplice, però poi ci sono altre sfide interessanti. Sì, ma noi col Bra non partiamo battuti come non siamo partiti battuti con la Castellanzese e, e il Gozzano. La squadra adesso ha acquistato quella... Penso quella mentalità di andare in qualsiasi posto e giocarsela con, contro tutti. Poi è normale, adesso dico così, però arriviamo da due sconfitte, certo. però la squadra gioca. cioè eh, io, io sarei preoccupato se avessimo fatto gli ultimi due come a casale e allora sarei preoccupato dove la squadra, oltre ad aver perso, non aveva giocato. Invece io sono sempre positivo. Che cosa dice a Gabriele Zerbo che ci prova in ogni partita anche con grandi giocati di livello, ma per adesso non sta riuscendo al coppia a sbloccarsi? Eh, gli dico di continuare così, di lavorare così. È un grande professionista. E, a parer mio, lui come altri, senza